Sì. Ebbene sì, siamo arrivati all'ultimo appuntamento di 2000, 20 anni dopo. Questo format che abbiamo poi ideato insieme, che all'inizio forse si chiamava Cazzi Fritti, o forse si chiamava tanti modi diversi. Non so perché tu mi abbia dato la fiducia e la disponibilità, forse lo scopriremo strada facendo, o forse lo scopriremo mentre sorseggiamo un caffè in centro, ma voglio dirti grazie, ma non solo a nome mio, a nome di tutti quelli che come me 20 anni fa ti e vi guardavano, che vi hanno amato, vi hanno apprezzato, vi hanno odiato, vi hanno criticato. Ma un reality è questo. Ai tempi era considerato un documentario, ad oggi è un reality a tutti gli effetti, perché voi avete rappresentato la realtà. E adesso stasera c'è l'ultimo appuntamento con Cristina Clevani, dopo tanti 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 anni, non lo ridico perché sennò poi dopo ti arrabbi e dici che sono maleducato, però Marina sei stata bravissima, sei stata una grande conduttrice, hai lottato contro le intemperie e la tecnologia per scoprire dopo tanto che bastavano un paio di cuffie per andare bene, però voglio dirti anche questo, che ho imparato minimamente a conoscerti. Sei un po' bipolare, devo dire, perché sei affettuosa, ma sei anche stronza. Ma sei Marina, sei unica e non sei una gatta morta. Sei una gatta fin troppo viva. Ma adesso io non ci incastro un cazzo, è giusto che siano tutti gli altri a dirti qualcosa. Marina, ma stasera e le cuffie. Ciao Marina, come vedi non sono ancora andata dal parrucchiere, ma ho già preso appuntamento. E comunque se può Billie Eilish non capisco perché io non posso lanciare questa nuova moda inverno-primavera 2020. Comunque, questo video è per dirti che è stato davvero bello rincontrarti, molto piacevole. Mi dispiace tanto che la nostra e anche quella di Roberta di dirette abbiano avuto dei problemi di connessione, comunque. Non lo so, magari ti riscatterai in qualche modo con noi due. È uno scherzo. Ho seguito tutte le vostre dirette, siete stati davvero divertenti. E Roberta, Lorenzo, Maria Antonietta, Sergio, Salvo. E non vedo l'ora questa sera di vedere anche quella di Cristina. Ragazzi, è stato un tuffo al cuore. Marina, mi hai fatto aprire un cassetto che avevo chiuso 20 anni fa. Forse addirittura anche a chiave. Comunque è stato bello. È stato bello ritrovarvi tutti quanti. E chissà, magari che non ci si riveda presto. Vi abbraccio forte tutti quanti. Buona vita. Allora, cara Marina, ti volevo dire che è stato molto bello fare queste chiacchierate con te, anche se io e Francesca siamo state un po' penalizzate. In realtà toccherà a te rispondere alle domande di chi ci ascolta, quindi vedi tu con chi hai voglia, insomma, di fare questa cosa. Io mi rendo eventualmente disponibile, tu lo sai che ti voglio un gran bene e davvero credo che anche gli altri possano condividere il mio pensiero, per cui è stata veramente una bella esperienza e hai avuto un'ottima idea. Brava. Ciao Marina, è stato bello. È stato bello conoscerti, che eri una bambina che voleva fare la donna. È stato bello ritrovarti, che sei una donna che vuol fare la bambina. Bisogna continuare a cambiare, sempre cambiare. Fuck the normal life. Ci vediamo stasera. Ciao Marina, allora ci siamo quasi a questo appuntamento finale. Ebbene sì, grazie Marina, grazie, perché dopo l'appuntamento della reunion di novembre è stato un modo per fare la reunion mediatica. Quindi brava innanzitutto, sei una straordinaria conduttrice e invece, visto che siamo alla finale, all'ultimo appuntamento, possiamo finirlo o in maniera basica o col botto. Quindi scegli tu come finirlo. Ciao Marina, è stato divertente chiacchierare con te, ma credo che anche tu ti sia divertita. Come una brava gattina hai preso il tuo gomitolino di lana e ce l'hai palleggiato così. E che dire, continua a giocare
così come è fatto, ci hai fatto divertire, credo che anche tu ti sia divertita e mi sembra che ti manchi l'ultimo palleggio verso la vincitrice di questa edizione, di questa esperienza che ci ha uniti in qualche modo e che abbiamo condiviso, quindi ci vediamo stasera con la vincitrice del Grande Fratello. Ciao Marina. Ciao Marina, buonasera, bellissime interviste sicuramente. Sicuramente hai goduto a farci tutte queste domande e quindi di conseguenza ti sei fatti i cazzi nostri. Adesso noi vogliamo sapere i cazzi tuoi, amore mio. Quindi non so chi sarà a intervistarti, ma vogliamo vedere la tua intervista. E soprattutto le domande le facciamo noi. Ciao. Gnocca pazzesca, buongiorno. È arrivato il giorno della nostra diretta. Sono emozionata, sono curiosa, perché effettivamente saranno comunque 15 anni che non ci vediamo e non parliamo faccia a faccia. Sono curiosa e anche emozionata perché oggi siamo due donne e ho voglia di conoscerti, la Marina di oggi. Un bacio, a stasera. Ciao. Madonna, comunque. Allora, buonasera a tutti, ve lo dico, cioè io mi sento emozionata manco se dovessi condurre Sanremo praticamente. Poi voglio dirvi anche che per l'occasione, se per Salvo ero andata dall'estetista, per Cristina Plevani sono andata dal parrucchiere. Cioè, ragazzi, grandi emozioni, grandissime emozioni. Ciao a tutti. Vedo che c'è qualcuno che ci segue che si chiama Psychiatric ed è appunto nel posto giusto. Reality House, Serenupi, Madonna, ragazzi, io veramente stasera vorrei 16 milioni di ascoltatori, così come è stata la finale del GF1 del 2000. Oggi proprio coi botti, finiamo coi botti. Però, come sempre, fingendo chiaramente, nessuno per favore me lo faccia notare perché mi incazzo, fingendo che io abbia una voce pazzesca che Mina si può mettere da parte, io inizierò con la mia sigla, che come al solito è un omaggio alla mia ospite. Fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. E abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità, che prima o poi succederà,
cambia il vento, ma noi no. E se ci trasformiamo un po', è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. Non è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ti potrai trovare qui. Con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro sì. E potrebbe anche bastare, diciamo ciao a Fiorella, speriamo che ovviamente non inizi una causa contro di me, perché qua le cause oggi volano come niente, ma signori e signori, ve lo dico. Dopo 20 anni, ho sbagliato time. Oh. È qui! Yeah! Yeah! Ma ciao! No, sono emozionata, te lo dico. Sono poi fuori che fa tu. E comunque. Questa cosa. E comunque canti da Dio. Mi sei piaciuta. Mi sei piaciuta. Martina, sei una donna intelligente. Brava, bisogna dire che sono intonata. Allora, confronto al Grande Fratello 1, mi ricordo, sei intonata. Stavo dicendo proprio questo, cioè tutte le persone che ci seguono e poi gli amanti di quell'edizione forse si ricorderanno quella cazzo di canzone dove tu avevi una voce stupenda, tutti avevate una strofa, a me no. Hanno provato a dire Marina non cantare, parla, e niente, io non c'ero in quella canzone che era la canzone di Eros Ramazzotti. Sì, una terra promessa. Una terra promessa. Vai, cominciala. Prendi una penna, un microfono. L'apri bottiglie, non mi viene in mente, non mi vengono in mente le parole, allora, aiuto. 5, aiutami. 6, 7, 8. Una terra promessa, un mondo diverso, dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di sognare, non mi ricordo, comunque, il nostro destino. È intonata. Marina Rosa, grande. No, allora, Cristina, rompiamo il ghiaccio. No, ti giuro, sono veramente emozionata e contenta. Guarda, e questa cosa è fichissima. Non pensavo. Anche sì. Perché noi oggi qualche messaggio ce lo siamo mandati, no? Io ho scritto, sono dal parrucchiere, tu mi hai scritto, no, sto pulendo casa, però c'era questa emozione. Però questa cosa a me mi fa piacere. Sì, perché poi alla fine non pensavo, invece oggi ho detto, cacchio, è figa questa cosa, mi piace. Io comunque, non sapendo come andrà la nostra diretta… Ma è questo il bello. Mi sono provvista, cioè intanto mi sono messa qui un bicchiere di vino, non so tu, perché ho detto… Io sono astemia, per oggi sono uscita a comprarmi la birra. Stavo per prendere il vino, ma da ignorante sarei arrivata a casa col tavernello e anche no, nel senso, cioè ho detto cosa compro, andiamo sulla birra, però intanto vado di acqua perché ho la mocchetta in bocca, sono un po'… Ottimo, senti, vabbè, niente, io sono felice, intanto grazie perché… grazie a te. Abbiamo avuto questa idea, io e quest'altro disadattato, come lo chiamo, Mauriziano Carannante, e… in realtà Mauriziano era interessato soltanto a me e a te, te lo dico, mi ha subito detto dobbiamo fare una diretta Instagram, tu e Cristina è una bomba, lo dobbiamo fare assolutamente, e allora ho detto ma buttiamoci dentro tutti gli altri perché è bello vederci tutti, e sì. Così è nato tutto questo. Però ti dico la verità, io quando ti ho chiesto se ti andava di fare questa cosa avevo pensavi dicessi di no. Sì. No, invece no, non ho avuto dubbi. E poi vabbè, visto che lo facevo anche agli altri, sarei stata proprio stronza a non partecipare, siamo sinceri. Che dopo io sia una sociale di mio, che nel gruppo nostro
registro vostro ormai di WhatsApp io mi sia tolta, ma perché proprio preferisco, è la mia natura, parlare singolarmente con ognuno di voi. A me tutti insieme appassionatamente perché ci vogliamo bene, anche no. No, ma infatti, anche perché loro forse non lo sanno, però noi a un certo punto abbiamo deciso, tra l'entusiasmo vario e partita da Roberta Beta questa cosa, abbiamo deciso di vederci tutti tipo ad ottobre, novembre dell'anno scorso. Però tu non c'eri. Perché ero a fare il cammino di Santiago. No, ero arrivata da... eri tornata. Ah, sì, ero tornata da 3 giorni e quindi ero ancora nel mood del... E poi ero proprio stanca, l'idea di riprendere, prenotare un treno, vieni giù, e non ero nell'ottica, ho detto abbiamo sbagliato i tempi, prossima volta, spero non tra 20 anni. No, speriamo di no, anche perché no, se no, anche come perché dice adesso Maurizio, dovremmo vederci all'INPS o all'EMPALS, insomma, sì, tra 20 anni. No, difatti. E comunque, Cristina Plevani, brava e bella, guarda, sono veramente contenta. Ma che cosa c'è di sottofondo? Una TV? No, è la mia amica Sandra, che tu hai conosciuto. Sandra, ben 20 anni. Bionda. Quella bionda, sì, ricordo. Che naturalmente le stai guardando la diretta sul suo telefonino col volume a palla. Ok, allora Sandra, abbassa il telefonino. Sandra, abbassa il telefonino. No, abbiamo una certa età e noi la tecnologia siamo zero. Oggi stavo ridendo con Maria Antonietta perché le ho scritto, ma devo parlare con l'auricolare o senza? E lei pensava che io avessi gli auricolari di ultima generazione. Le ho detto, no Mari, io sono ancora con l'auricolare con i fili. Vabbè, ed è già tanto se va il telefonino. È uguale, e poi non parlare di tecnologia sì. Con me perché ci ho messo veramente anni per capire come funzionasse la diretta. No, fai conto che è la mia prima diretta, ma hai fatto una diretta. Questo è quindi faccio il botto. L'iniziazione. E ti sto iniziando alle dirette. Guarda, dopo stasera secondo me ne farai un sacco. Sì, no, mi sto sverginando al mondo di Instagram e ho l'ansia da prestazione, quindi partiamo e vediamo cosa butta questa serata. Partiamo a bomba, però io non vorrei perdermi in un quarto d'ora, 40 minuti a parlare di convenevoli di Salvo Veneziano, perché Salvo Veneziano è un cazzone, lo sappiamo tutti, però non voglio la tua risposta alla domanda, voglio soltanto dirti che non so se l'hai notato, questa cazzo di domanda di Salvo Veneziano e la tua poi risposta pronta sui social, io me li sono scritti perché sono tipo 78 giornali che hanno ripreso la notizia, da Libero leggo di lei, Gossip e TV, Meteo Week, Novella 2000, il Corriere dell'Umbria, il Giornale di Siracusa, e ci sta perché Salvo di Siracusa, Controcultura, Blog TV, Rassegna Stampa News, il Corriere della Sera, forse anche YouPorn la ripresa. E anche notizia. 105.net, perché l'ho visto stasera. Allora, o non di c'hanno tutti un cazzo di cui parlare questi giornali, è perché è veramente probabilmente assurdo. Probabilmente, perché nel senso... Però, dico, in questo momento così politico, sociale, cazzo, un momento importantissimo della storia, di pagine non vuoi di storia, metterci poi... non vuoi metterci il gossip di Terza Segata? No, ma ci sta attendendo. Come mai secondo te, lascia stare il contenuto, risposta a botte, ma come mai secondo te tutti sti giornali a Salvo Veneziano e Cristina Plevani sono esplosi? Te lo sei chiesto? No, sinceramente no, non me lo sono chiesta. Allora, nel momento in cui io ho pubblicato la parte della sua domanda, non ho pubblicato tutti i 4-5 minuti, ho pubblicato i primi due, sapevo che comunque qualcuno ne avrebbe parlato, non pensavo così tutti, però me lo immaginavo. E togliendo già questo argomento, io... faccio una premessa, a me la domanda di per sé non mi dà fastidio, nel senso, perché è un argomento che a me non tocca, perché non mi sono mai posta il problema, né di avere una famiglia, come si può intendere, quindi marito, figli o quant'altro, oppure per i figli hai voluto un figlio, anche perché razionalmente come puoi rispondere a una domanda del genere? La vita no, va avanti, certo. Non sono cose programmabili. A me ha dato fastidio
Sono rimasta anche un po' stupita perché io veramente ascia di guerra con Salvo non l'ho mai avuta. No, ma Ma poi non. la cosa stupenda è che lui dice: guarda, io voglio seppellire l'ascia di guerra e boom! Cioè, e meno male che voleva seppellire l'ascia di guerra, perché Mi ha uno che dato più vuole. fastidio il modo, le sue risate, perché sembra, dopo che le sue intenzioni siano altre, però No, l'effetto è un io ti devo altro. dire, Cristina, non voglio difenderlo, lungi da me, perché figurati, ma secondo me lui è talmente cazzone che rideva solo della domanda perché si rende conto che è cretino. Cioè, io a Salvo voglio bene, adesso non so se ci sta seguendo perché leggo troppi messaggi e non so se c'è No, Salvo, io però. guardo te i messaggi, perdonatemi, non riesco a leggere. O Eh faccio uno o no, faccio e l'altro. infatti neanch'io perché sono tanti, però quindi se c'è Salvo lo saluto, però lo sa, io gli voglio bene, però penso che sia un po' cretino, come un po' le persone alla fine tu gli vuoi bene non perché sono perfette o perché sono fighe, gli vuoi bene perché sei legata da alcune cose, poi se la persona non è come tu vuoi va bene uguale, bisogna accettare anche la diversità. È un cazzone e rideva come un cretino, però chi se ne frega di Salvo Veneziano in questo Sì, momento? Cioè, anche Cristina, prova. su questo argomento, siccome in tanti. Allora, noi abbiamo. Ci lega un'esperienza di 20 anni fa, che è il Grande Fratello, e tanti nell'immaginario hanno questa idea che noi in 20 anni siamo diventati amici, che ogni tanto ci frequentiamo, ci vediamo, e a spiegare che, ok, c'è stata questa esperienza. Se non ci fossero stati i social negli ultimi 12 anni, probabilmente molti di noi si sarebbero persi di vista del tutto. Di questo io penso sia così. Sì. E con qualcuno posso avere un'affinità, con altri il legame non c'è. Poi, se si tratta di ridere e scherzare, va bene. Passano 20 anni, certe cose a me adesso non fanno più ridere. Quindi, con Maria Antonietta, se la sento. Viene subito spontaneo ridere, scherzare, parlare con Salvo sui social va bene, nella vita reale non ci siamo mai sentiti per parlare di cose serie, ecco, quindi, ma non è una colpa, è così No, che ma vanno perché poi le nella vita le persone si scelgono, cioè nei reality non si cose. scelgono, fuori dal reality però poi uno sceglie chi vuole, come giusto che Sì. Sì. sia, un po' come la famiglia non la scelti, però non la scegli, però a un certo punto te la fai andare bene per forza, in qualche Eh sì. modo, e invece nella vita siamo liberi, grazie a Dio, di poter scegliere chi frequentare e chi no. Quindi non è nemmeno un male se io dico che non siamo amici, ma non bisogna Ma offendersi. no, C'è è un affetto che semplicemente ci la lega, ma verità, non ma siamo amici. anche perché Cristina, anche noi due non siamo amiche, però comunque come dici tu e come ho scritto oggi io, perché Mauriziano non so quando vi ha chiamato per farmi questa sorpresa, io ho scritto a Mauriziano, piangevo come un'idiota, cioè io mi sentivo una cretina stamattina, perché per chi non lo sapesse, quel video che ho pubblicato sul mio Instagram è Mauriziano che ha chiamato tutti loro e tutti loro hanno detto una cosa carina su questo rivederci e io non hanno detto, cioè non è stato niente di speciale, non ci sono state parole chissà, però io piangevo dalla commozione perché comunque siamo legati tutti da un'esperienza forte. Guarda, io ho riguardato il video, mi sono emozionata anch'io, è bello, ma non sono frasi fatte perché, No. cioè, io, allora, la diretta di stasera è più che altro nei tuoi confronti, anche quando tu hai fatto l'Isola dei Famosi, io non l'ho vista, ma non per snobberia, è che proprio avevo la televisione che non mi faceva vedere, vedevo 5 canali in croce e Mediaset non rientrava, ti ho guardato tramite Twitter, perché Twitter il metro per la televisione. E una volta scrissi una cosa su di te, non in negativo, dicendo: io oggi non posso dire che conosco Marina, io conosco e mi ricordo, la mia memoria è un po' Certo. come la tua comunque, la Marina di 20 anni fa, la ragazza di 22-23 anni. Oggi, a parte che, perdonami, la parte quando è arrivato tuo marito, tu eri in ginocchio in terra, lì ho provato una sana invidia. Da donna ti dico che quell'immagine, io ho pubblicato la foto perché non avevo trovato il video, quell'immagine lì, perché per me è inedita, perché io Marina, mamma e moglie, non la conosco. E questa cosa mi ha colpito perché io sono rimasta, come l'immaginario comune, a una Marina ragazza col passo felpato, molto sensuale, però ancora giovane Un e po' gatta acerba. morta, un po' gatta, dai.
Guarda, io obiettivamente gattamorto non so che cazzo voglia dire effettivamente, però poi entreremo nel discorso Cristina Marina ai tempi. Aspetta che accendo, volevo far vedere se va la luce. Ah, Cristina, qua, alla D'Urso, oh, che bello. davvero Ho acceso non una c'è abat-jour. niente, non c'è, io guarda che cosa ho accanto a me per fare No, mi sono portata le l'abat-jour luci, guarda. del comodino, l'ho portata sul tavolo in sala. Eh beh, oh ragazzi, Incredibile. cioè, Altro spiana che le D'Urso, cioè io ho le candele sparate in faccia. Hai rughe. Ti fatto sto bene. sentendo a pezzi, tu mi E senti bene? quella scena di mio marito che entrava in stupa, credo che abbiano pianto moltissime persone perché me l'hanno raccontato. Proprio è Ti stato un sento, momento voi mi giusto. sentite? No. Cristina si vede male, ragazzi. Cosa succede? Pronto, pronto. Qualcuno mi vede? La nostra diretta che mi girano. Si sente un po' male. Almeno io ci sono. Tu mi senti? Io ti sento adesso. Tu mi senti? Io sì, ti Ok, sento. ragazzi, mi è arrivata una sudata alle ascelle perché veramente non posso. Stasera no, la connessione che No, mi... salta, no, vi prego. No, cavoli, mi girano le No. balle se salta la Però diretta, che comunque, cavoli. Cristina, non c'è niente da invidiare. Invece, tu dici, ma non c'è niente da invidiare perché anche in una cosa. In un modo bellissimo come quello, alla fine siamo una coppia normale, insomma, una coppia come tante. E ci ho detto che guardiamo se va, guardiamo, ci sei? Io ci sono, non ti sento. No, Pronto? vabbè, vi prego, ma poi mi succede solo con le donne questa roba, incredibile. Ma siamo Pronto, sfigati. pronto. No. Ci sei? Io ci sono. Non mi metto più neanche il cotruccio, perché sennò mi... Allora, ragazzi, speriamo che questa roba si sia risolta perché è veramente angosciante, cioè per voi che ci seguite, ma anche per me perché sudo, perché mi imbarazzo, perché non è possibile. Esatto. Poi veramente solo con le donne, sì, Rock 20, solo
Donne, mi succede questa roba. Occidentali scarma, bravissima Alessandra. Vediamo dov'è la Plevani. La Plevani. Ma che succede? Eccola qua, eccola qua. Dai, dita incrociate, che cavolo, ci sono. Cristina Plevani, in arte Cristina Plevani, tra l'altro oggi in tutte, tra l'altro tutte queste domande che mi sono arrivate, gente che mi scriveva, io che mi sono andata a leggere ovviamente un po' tutta la tua vita, perché come sai io ho problemi di memoria importanti. Praticamente ho letto, però non so, che c'è qualcuno che ti chiamava Tristina. Allora vorrei sapere, sì, come quando camminavo per strada io, che la gente io passavo mi chiamavano guarda c'è la gatta morta, che non era affatto piacevole. Non so se a te capitava la stessa cosa, tipo guarda c'è Tristina. No, allora mi ricordo che mi chiamavano soprattutto sui giornali, leggevo questo nome Tristina. No, per strada no. Però è una cosa, ma me ne sono accorta che anche adesso hanno questa cosa che io, dicono che da 20 anni che faccio sempre la vittima, che anche adesso sono vittima, e, però io in questa veste oggi non mi ci vedo. Se ripenso alla Cristina di 20 anni fa, sono sincera, però parlo col senno di poi e con la mentalità e la testa che ho oggi. Non mi piacevo, nel senso... proprio discorso da donna, e poi tu sei laureata in psicologia, quindi questa cosa mi piace tantissimo. Il mio modo di essere 20 anni fa, mi rendo conto che era, vedo una ragazza molto debole e che per essere accettata, porca boia, ti sei bloccata ancora. Sandra, sei bloccata? Mi sente? Io non vedo lei, ok. O meno. Guarda. Io ci sono. Anch'io adesso, mi vedi? Ma scusami, ma tu hai una... Io sì. Io la linea, ma, c'è. Ma no, non ho schiacciato. In 4G? Io sono, ho capito solo G. Ok, parlo. Vabbè, quindi stavo dicendo che non, vedendo, che non... Riguardando quella ragazza di 20 anni fa, tu vedi una ragazza un po' debole, stavi dicendo. Sì, una ragazza debole che aveva bisogno di una figura maschile accanto, forse per avere un consenso. E questo me lo sono portato avanti per un po' di anni. Poi lascia perdere che oggi sono completamente l'opposto. Ora so che anche da sola posso avere una mia identità senza aver bisogno per forza del consenso e della vicinanza di qualcuno, ecco. Quindi sono un po' combattuta. Io vedo che la gente... Io oggi non voterei mai una come me, allora. Però erano anche altri tempi, mi dicono. E quindi mi fa un po' specie. Io difatti non riguardo nulla di me all'interno di quel... Cerco di sentirla così, allora. Non lo so. Allora, mi dicono di togliere gli auricolari.
però secondo me. Ok, io ho tolto gli avvocati perché mi dicono di togliere gli avvocati. Penso, ma non penso che c'è, non lo so, vediamo. Casomai succedesse di nuovo, proviamo in un altro modo qui. Tu fai la diretta e io vengo nel tuo profilo. Ah, ok. Proviamo. E allora, no, questo discorso è molto interessante perché in realtà... secondo te tutto questo, no? Questo tuo senso di in qualche modo inadeguatezza, cioè il fatto di avere bisogno di conferme, di avere qualcuno accanto, nasconde un senso poi di insicurezza, no? E questa cosa secondo te ha a che fare poi con la tua vita familiare, ecco? Beh, insicura sono sempre stata, una persona abbastanza insicura, probabilmente in quel periodo che non avevo ancora forse metabolizzato il lutto e comunque la situazione familiare, e calcola che questa cosa l'ho portata avanti veramente tanto negli anni, perché io vivevo comunque la mia vita normalmente, però non avevo mai affrontato la questione, e parlando con amici e amiche la mazzata è arrivata dopo tanti anni, anche dopo il Grande Fratello. Il Grande Fratello credo che non mi abbia aiutato molto sotto questo aspetto. È una cosa che magari, sai, vincere la prima edizione, essere amata da tanti italiani, non ha contribuito ad aumentare la mia sicurezza. Ho dovuto lavorare molto su me stessa. Oggi... Perché tu praticamente, tu sei figlia unica, giusto? E hai perso i tuoi genitori. Poi di uno o due anni l'uno dall'altro, e quanti anni dopo hai fatto il Grande Fratello? 4 anni, quindi insomma era successo da poco, perché 4 anni insomma non è un tempo molto lungo, quindi tu in tutti quegli anni non avevi ancora forse questa cosa? No, perché sai che cosa? Mi sono bloccata. Credo che se vi siete bloccati, si vede male Cristina. Io dove cazzo devo andare con sto telefonino? Allora, provo a muovermi per casa. Allora, io mi muovo per casa, vediamo. Guardiamo. La tengo così, faccio prima. Mi vedete? Ma ho interrotta Cristina malissimo. Prova il microfono in mano, prova, 1, 2, 3, prova. Da quando mi sono messa vicino al router di casa ho capito che funziona tutto meglio. Mi sei pronto, mi sentite? Mi sentite? Prova. Mi sentite? Prova. Prova. Ci sono. Sì. Ci sono. Sì, Alessandra, mi senti? Io ho tolto il wifi. Poi la cosa stupenda è che ognuno dice una sua, no? Togliete le cuffie, fai togliere il wifi a Cristina, mettiti gli auricolari, togli gli auricolari. Ognuno è tecnico informatico, capito? Alessandra, mi senti? Cristina, ti si vede un po' male, però io ti vedo un po' sfocata. Ci siamo? Sì, Ci siamo? Sì. Vediamo se ci siamo. Allora, sì, adesso. Allora, ho tolto il wifi. Ciao, Fra. Proviamo così, secondo me può funzionare, crediamoci, perché l'universo ci ascolta. Allora, tu stai dicendo che comunque è una cosa tragica, poi da figlia unica immagino che sia una cosa, cioè uno si, a un certo punto nella vita uno si sente solo, poi per entrambi i genitori nel giro di poco, veramente è una cosa, cioè, resti solo, abitudine, quindi è una cosa veramente importante. Tu pensi che questo abbia appunto influito, infierito nella vita con questo senso di insicurezza,
appunto questo bisogno di conferme di cui parlavo. Sì, all'inizio credo che è come se non avessi ancora una mia identità e che quindi anche legarsi con le persone, quindi vivevo queste passioni e mi legavo e non vivevo la mia vita, ma vivevo la vita della persona che avevo accanto in quel momento, ed era la cosa più sbagliata in assoluto da fare, anche perché rinunciavo a cose mie, rinunciato tantissime offerte di lavoro, ma perché preferivo stare con la persona, e questo secondo me era ho sbagliato, però le impari poi crescendo, impari con l'esperienza, poi più diventi grande, più maturi, inizi anche il fatto dei genitori, magari ti rendi conto anche che mancanza, e allora inizi a lavorare su te e a capire che hai una tua identità e che sei una persona, hai bisogno di un'altra persona per essere. Vi scelgo dopo due uscite, ma io, la vedi tu la diretta? Sì. Però è un po' bloccata ancora Marina. Adesso. Vedo Marina bloccata. Io invece si sente? E la connessione di Marina? Sì, sì, si sente. Ah, ok. Però io devo passare il volume. Si è ferita. Bloccata, scrivono. Che mi blocco. Mi piace che mi blocco. Mi sentite? Io adesso sì ti vedo. Mi senti? Io sì. Ok, ma mi senti? Ok, ho tolto le cuffie, ho tolto gli AirPods come mi consigliano e mi piace, stavo dicendo, che quando mi blocco tipo così, così, delle facce orrende, stupende, vabbè. Oh, ma che capelli! Sì, perché effettivamente in una relazione fondamentale... A pezzi. È importante che due persone ti sento a pezzi, mannaggia. Due pilastri che stanno dritti. Marina. Forse ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Mazza, ma sai che non ti sembra che mi sono cresciute le tette in questi anni? Ma c'hai delle tette pazzesche. Ma dai, che cazzo? Tette pazzesche. Cavoli, come mai? Aspetta che alzo. Di seno, tra l'altro, diciamolo. Quindi stanno su da soli. Sì, bene. Ma credo che sia il mio telefonino che ha dei filtri suoi che non lo so, mi fa le tette grosse. Potrei iniziare anche a palpalmere stasera, vabbè. Vabbè, insomma. Escile. Allora, questo anche no. Dico, secondo me è fondamentale, no, essere comunque consapevoli di chi siamo per poter affrontare poi una relazione. Ci ho messo quasi 20 anni, però meglio tardi che mai. Esatto. Ma fa niente, la maturità, il bello della donna matura quasi 50 anni. Il fratello un po' come tu. Abbassa l'audio Sandra perché sennò faccio casino. Ma è Marina o sono io? Si blocca ancora Marina? E la domanda... Oh
Ancora? È uscita? Ho finito. Ragazzi, dovete. Allora, adesso io vedo da sola. Chi è questo? No, no. No, sto cercando Marina. Ragazzi, sono. Ah, è Marina. Dicono tutti che è Marina. Io ho tolto il wifi. Adesso sto aspettando che Marina si connetta. No, ragazzi, non fan... Allora, ragazzi, non mandate voi le richieste di partecipare, perché sennò siamo. Cioè, io devo aspettare Marina che si connetta, non voi, vi prego. Non posso fare la diretta con altre persone. Il problema è di Marina. Cavolo, ho fatto mettere anche la fibra, che per me non cambia un cazzo, però fa niente. No, non ho la pelle fantastica, è la Bajour che mi fa da filtro. Ringrazio, ma dov'è Marina? Devo cantare? Marina, 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 ti voglio. Però, cazzo, oh, sembra che ho le tette davvero, eh? Nano, La tillocca, eccola. dov'è la tillocca? Allora, dov'è Marina? Cioè, ragazzi, Marina, tra un po' mi si scarica anche il telefono. Sì, io sono una ciofega a fare tutto. No, dai. Qualcuno mi chiede com'è stata la mia esperienza a uomini e donne. Praticamente un toccata e fuga. Dov'è Marina? Allora, visualizza, io voglio Marina. Tac, aggiungi. Guardiamo se riesco a beccarla. In attesa di Marina la rosa. In attesa di Marina. Oh, Mari! Bosco, ce la facciamo? Cazzo, spero. Mi senti, mi vedi? Oltre le tette, ti vedo anche delle braccia molto muscolose. Io veramente mi sento in... Vedi? balla. Guarda che muscoli, che bicipiti che hai. No, per... sembro allora, effettivamente le spalle rubate all'agricoltura. E nello schermo mi sembra di essere una matrona, quindi No, no, no. guarda che hai delle braccia pazzesche, si vede che ti sfondi di sport, Ma anche che avere perché la cellulite sulle guarda, braccia, che io tutti i vado coi piedi sulle panchine, la gente mi dice: ma noi ci dobbiamo sedere sulle panchine, manco avessi pestato una cagata di un cane, cioè, ma adesso, ma la gente, no, vabbè. Allora, Cristina, tu come vedi questo annuncio di questo programma? Cioè, questa è una cosa che ho chiesto a tutti per curiosità, perché io l'ho vista in TV e ho telefonato. Quale programma? No, perdonami. Il programma, parliamo del Grande Fratello, siamo tornati indietro di 20 anni. Quindi tu al Grande Fratello perché partecipi? Ah, io in quel periodo ero iscritta al DAMS, era il primo anno di università di DAMS e facevo comunicazioni televisive. C'era a maggio. Stavo scrivendo televisione accesa, viene fuori una scritta che dice 10 persone, 100 telecamere e un numero di telefono col simbolo del Grande Fratello che io sinceramente non sapevo cosa fosse. Pensavo fosse un concorso per cortometraggi. Quindi ho chiamato, c'era una segreteria telefonica, ho lasciato nome e cognome due volte perché per sicurezza metti che perdano la prima chiamata e a giugno mi hanno contattata per andare a Milano in un ufficio che nulla che aveva a che vedere con televisione, quindi non era Colonio Monzese, studi televisivi, era un ufficio nell'Interland milanese e ho incontrato Marina, si è bloccata di nuovo, io continuo a parlare, ditemi voi, Eliana e Gianmaria sono i primi che ho incontrato. E quindi mi hanno spiegato cosa fosse, questo qua è stato il mio primo provino, mi hanno fatto compilare un questionario e poi hai 30 secondi per parlare di te e io ho detto: sono Cristina, ho 28 anni, vivo da sola con un cane. No, io ti Mi sento, Eliana. senti? Marina si è bloccata. Io continuo a parlare quindi Marina si è bloccata, fermo immagine con la matita in bocca.
peccato, veramente un grande peccato. Ma perché sono così Qualcuno sfigate? dice, Cioè, va bene, adesso. tutte queste aspettative e poi la tecnologia, questa ciofega. Marina non sta vedendo. Non lo Adesso la so, vedo. Oh, non lo ok. so che cosa. Cristina si sente, Marina è bloccata. Cioè, cosa devo fare? Facciamo E ti sento. un Tu pornacchio mi senti? amatoriale. Mi vedete? Però io ti Adesso ti vedo di sento. nuovo. Come mai? Adesso ti sento, ti sento. Ah, ok. Marina si blocca. Rimettiti le cuffie, ritogli le cuffie. C'ho la pe Adesso ti La scella sento. pezzata, questa cosa mi viene. Come mai? È come la gatta, ma oppure sono bloccata sempre. Immagine di Ira. Ci Adesso sei sono? viva e vedi, ti muovi e sento Ok, anche la voce. ero viva anche prima, ma prima. Allora, hai partecipato un po' come tutti, diciamo, cioè telefonando e partecipando a questo programma pazzesco. Io ti devo. In questi 2 mesi di clausura, come tutti penso, ho smontato casa, quindi ho ritrovato di tutto, vecchie cose, CD che non sapevo neanche cosa fossero perché non c'era scritto niente sopra. Ho cominciato a guardare di tutto e di più. E che cosa ho trovato? Ho trovato ovviamente delle registrazioni del Grande Fratello. Ho capito dopo che riguardavano tutti i CD, tutti quelli che avevo. Riguardavano il quinto giorno. Tutti riguardavano il quinto giorno, non so che ce li avessi io. Mi sono visti e mi ha fatto piacere, molto piacere. Il quinto giorno, il fatidico Sì. giorno della penetrazione, come hai Sì, chiamato tu una volta. no, 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 ma non c'è bisogno di parlarne, nel senso che però voglio dire, a me ha fatto piacere rivederli, capito? Cioè, non dicevamo niente, stavamo seduti tutti attorno al tavolo a dire cazzate, chi più, chi meno. Tu eri quella che parlava di meno, non parlavi Sì. molto. Però, attenzione, attenzione. Scusa, no, 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 ci sono le candele. Oh, ragazzi, ci dovrebbe essere la pubblicità in questo momento, ma non ci vuole l'ob, intervieni perché ho le candele di fianco, ma c'è anche qualcuno che si potrebbe bruciare. No, perché altro che non ti E, prendo proprio casa. Cioè, nel senso, esatto. non facciamo un incendio. E no, vabbè, ragazzi, amore mio, dimmi che cosa c'è. Dimmi cosa c'è. Guarda. Si è bloccata ancora. Si è bloccata. Tu mi vedi? Lei si è bloccata? Mettiti qui sul divano. No, sono di nuovo bloccato. È una diretta a Coito Interruptus. Poi la mia amica Sandra mi fa i cazzottoni perché io Un dico le cose incubo. stupide durante la diretta. No, ragazzi, a me dispiace tantissimo perché ci tengo a questa diretta. Cioè, io credo di non aver parlato con Marina. Marina ha abbandonato la diretta. Tu mi vedi, quindi io continuo a parlare, giusto, Sandra? Ok. No, no, non sparo cazzate, dai, faccio la brava. Allora, aspetta, perché qua non mandatemi le richieste che non c'entrate niente voi, mannaggia. No, allora io attendo di nuovo Marina. No, sto dicendo, mi dispiace questa cosa della linea che si blocca. Si è bloccato tutto perché non vedo chi mi fa le richieste. Perché credo di non aver mai parlato così tanto con Marina, nemmeno all'interno della casa. Quindi, cioè, anche perché io non ho tantissimi ricordi, ho molti ricordi in generale, ma non riesco a entrare nel particolare. Quindi io fatemi sapere quando vedete il nome di Marina che compare, perché a me non sta comparendo e non mi stanno neanche scorrendo i nomi e i messaggi. Quindi ditemi, aspetta, 7, Marina La Rosa, tac, aggiungi, vai. Cazzo, sto imparando a fare dirette. Diego Passoni, grande!
Bello lui. Ma è stupendo. Prima sei ritornata, Marina? Ah, qualcosa? Siamo? Ci Sì, siamo? praticamente Pronto, faccio pronto, dei ci siamo? monologhi da sola e ok, ci sei? No, stavo dicendo che comunque credo che neanche all'interno della casa Questo è parte abbiamo parlato così tanto. dell'iniziazione. Ma è fantastico. Infatti, proprio perché all'interno Non della abbiamo parlato abbiamo così. parlato così tanto, c'è una domanda che mi fa molto ridere, simpatico. È di un tale che si chiama Afro Lucano. No, sono di nuovo bloccata, ti prego. No, dai, non si può. Io ho tolto il wifi come mi hanno Veramente no. consigliato, che funziona. Hai tolto, prova anche tu a togliere il wifi. Io ho tolto il wifi, che funzioni o meno non lo so. Perché... Boh, L'ho allora, tolto, io ragazzi. La guerriera dice di chiamare la l'ho guerriera. tolto, Niente. poi l'ho Ok. rimesso, l'ho tolto, l'ho rimesso, ho tolto le cuffie, le ho rimesse perché con la cagna, Anch'io, altro che gatta, sono proprio una io cagna, però zero e questa è Marina veramente niente, nemmeno. Sì. Afrolede. Ecco, appena nomino Afro Lucano mi si No, blocca però io sento l'immagine. l'audio. L'audio si sente. Io l'audio lo sento. Continua a parlare, Però. Marina, che sento l'audio. Marina, continua a parlare, io ti sento. Adesso si blocca. Connessione ottima. Io ci sono. Ok. Ovviamente, chi ti sta. Lui ti chiede, che carina questa domanda. Chi ti stava più sul cazzo nella casa? E come Marina? Allora, a parte che è una domanda, nel senso la risposta, cioè era palese che io non provassi, No, ma fa ridere, fa non ridere. provassi simpatia per te, ma era una sempre il discorso sull'insicurezza. Quando ti piace qualcuno e all'interno della casa, comunque c'è una ragazza che sai che piace. Alla persona alla quale che a te piace, insomma, che giri di parole, che è italiano pessimo, ero gelosa più che antipatia, era gelosia. Perché allora il bello di me, Marina, è questa diversità. Io credo che io e Marina siamo proprio il giorno e la notte, siamo il fuoco e l'acqua, yin e yang, il diavolo e l'acqua santa. E quindi in lei ci sono, c'erano e ci sono dei lati che non fanno parte di me. Non facendo parte di me, accusi il colpo, perché io, ad esempio, sono più androgina, più maschiaccio. Marina è più femminile, più sensuale. Non avendo questi lati, li ho accusati. Ecco, e quindi chiunque potrebbe provare gelosia per una ragazza, soprattutto se di mezzo c'è un ragazzo che ti piace. Credo che fosse una cosa. È normale, non voglio essere ipocrita a dire no. Io poi in mente quella scena, No, 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 ma infatti. con in braccio Daria, il cane, che sono alla fine, ecco questo, perché mi ricordo pochissimo, però mi ricordo questa immagine del percorso militare e tu sei fuori a parlare, a fare il percorso con Pie e io sono dietro la finestra in cucina, nella sala con Daria e che dico... Abbiamo già visto abbastanza, dai. Ci siamo spostate. Questa cosa mi è No, rimasta vabbè, in ma quella. testa. Quella è una scena stupenda, cioè di te, no, non noi che ci facciamo il giro sotto la pioggia, che è stato un momento bellissimo, ma te che stai lì alla porta, in questa vetrata, sto cane in braccio, che eri veramente furiosa, e Rosicavo come una un'esplicina, guarda, iena. manco, Una roba, non vorrò mai più provare ma che ne sentimenti. so, da psycho, capito? Da proprio psycho quando lui vede la madre che passa, cioè. È una scena È una stupenda, roba. stupenda, perché in realtà era solo un gioco, però appunto tu la vivi molto male questa cosa. E per tornare proprio a un'altra domanda che non mi ricordo più chi l'ha fatta, però ci chiedono come mai sarebbe bello dirsi oggi, a distanza di 20 anni, cosa non vi piaceva l'una dell'altra. Allora tu l'hai appena detto, insomma, questo mio lato un po' sensuale, quello che tu non avevi, forse ti colpiva e quindi in realtà è interessante perché proprio così, cioè la cosa che portavo di te
trovavo tremenda. E questo diventare, voglio usare le parole giuste perché non vedo pretesa, ma diventare, annullarsi, annullare se stessi per un uomo. Questa cosa a me mi faceva proprio imbestialire, non potevo provare stima, non potevo provare considerazione perché mi faceva incazzare talmente tanto che avevo difficoltà proprio nel confrontarmi con te, nell'interagire con te. È praticamente quello che provo io se dovessi, quello che dicevamo prima, se io dovessi rivedere, se guardo me stessa di allora, provo quello che tu provi allora per me. E il dispiacere, quando mi viene chiesto se tornassi indietro, è logico che una parte di me rifarebbe quello che ha fatto. Dall'altra parte, però, mi sono penalizzata Ma perché certo. ho vissuto la casa più come Cristina in coppia che come Cristina e identità. Unica come Cristina Plevani e basta. Sì, perché però non avevi tu quella sicurezza di affrontare un gioco da sola, avevi bisogno di un compagno. O comunque se non ci fosse stato un compagno, si è trovato un'amica intima, comunque di una coppia, no? No? Quindi Una relazione sì, quindi sei con importante, Ima. Sarei fondamentalmente. stata curiosa di vedere, potessi tornare indietro, come sarebbe Cristina, a fare il gioco da sola, come senza coppia. Ecco, questo sì, con altre dinamiche. Però poi però tu queste coppie poi l'hai un po' cercata, no? Nella vita. Per esempio, la tua partecipazione a Uomini e Donne del 2 15, 14, quando è stata? 14. Quale? Di cosa? Uomini No. e donne? A Uomini e Donne, No, sì. no, 2004. Ah, Ero 4, scusa, ancora 4, no, sempre a quei 2004. livelli di che Ma io vedo uno. No, come è allora. nata questo Uomini e Donne? A parte che tu ti sei innamorata perdutamente di un tale Mirko No, allora, Matteoni. Io l'amore Matteoni per ricordo un po' un vattene a fanculo. me. No, No, l'amore anche no. Io ho queste passioni. Allora, io mi ricordo la scena di sono in studio e vedo questo video dove questi ragazzi scendono da un pullman. Vedo questo ragazzo, pensa come ero demente, ed era uguale al cantante dei Red Hot Chili Pepper. Quindi ho pensato, mazza che figo questo. Quindi capisci che bacata ero e quindi come facevo a farmi piacere le persone. Poi guardando gli Vabbè, altri. no, aspetta, no, aspetta, mi avrei anche parlato poi con questo per sceglierlo, no? Eh sì, 7 puntate ci ho messo. Cioè, quindi avevo 3 mesi a disposizione, gli altri non mi piacevano, quindi quando facevo queste esterne che vai nel ristorante, freddo becco, perché era tutto comunque creato ad arte, mi annoiavo e io dicevo, dai, vabbè, mi piace questo, scelgo questo. Chi se ne... Cioè, non ho mai ragionato in termini televisivi. Poi, conosciuto fuori... Ciao. Anche no, nel senso, difatti, poi togli le telecamere e l'interesse per Cristina è svanito e anche Cristina l'interesse per il sosia dei Red Hot Chili Pepper è svanito. Un Quindi po' però poi a te cretino non sotto piaceva questo aspetto, un di te. po' così, eh? Poi a te non piaceva realmente, No, quando perché l'hai non, no, conosciuto al perché di non fuori. parlavamo, no, no, non c'era, non c'era, non c'erano argomentazioni, era molto, no, non sapevano di cosa parlare, era solo palestra, ceretta e niente, e voleva sfondare in televisione, che mettiamola così, non gliene fregava poi molto di me, voleva la televisione. C'è ancora Marina? Come no? E poi ho letto però un'altra. Io ci Perso domanda. Ok. sono, io ci Ok. sono. Pronto, pronto, ci sono. Sì. Forse ti sento. Io ci sono, sono qui. E però ho letto un'altra intervista. Oggi mi sono fatta tutta una cultura su di te, Cristina. Ho letto un sacco di interviste che hai lasciato. Cioè, ma veramente, e poi hai fatto un sacco di cose, hai fatto fotoromanzi, hai Però fatto sento tanto. l'audio L'importante è adesso. che
Esatto, chi se ne frega da... Sento l'audio. L'ho persa. Sento l'audio. Io ci sono. Ci sei, mi senti, pronto? Ti sento a pezzi, però ti ho vedo. Ho letto quest'altra intervista. Sì. Prova a parlare. No, sei bloccata del tutto. Sei bloccata, sei bloccata. Tra un po' faccio così. Ah, tutti i messaggi. Si sente? No, vabbè. Tutti i messaggi, tutti i... Ci siamo? Ci sono? Io ti sento, prova a parlare, io ti sento, prova a parlare. Marina, mi io sento. Ci sono, pronto, pronto, prova, prova, ci sono, ti sento, prova, mi senti? Senti? Prova, ok. Non mi senti? Sì, ti sento, sì. Mi senti? Sì. Ah, ok. Dicevo, ho letto un'altra intervista che dichiari tu, che ogni tanto tu ancora guardi uomini e donne e ti piacerebbe fare ancora? No. Avevo fatto una battuta sui social, qualcosa su uomini e donne, ed è uscita questa notizia che io avrei voluto partecipare. No, ho smentito categoricamente, nel senso, no, no, no. Anche perché quando lavoravo in piscina, negli orari di piscina non vedevo uomini e donne, però no, non mi è stato chiesto dagli utenti, no, non parteciperei perché no. No, non andrei a trovare un uomo a uomini e donne, mi sembrano dei cloni, sembrano... E poi sono lì solo per... Andrei lì, sedermi sui gradini con Maria e andrei a dire qualche stronzata a quelli che sono lì. Cioè poi una che sta lì 10 anni per cercare un uomo, anche no. Beh no, infatti, perché non è che poi... Cioè non lo so, uomini e donne, chi trovi? Chi puoi trovare? Solo gente che magari appunto vuole apparire in TV. No, no, ma poi sai, è anche... Cioè, io non, c'è, non lo so, io non lo... Non... No, ma allora, siamo anche in un'epoca, in un'era, dove tutto sui social, tutto in televisione, quando si dice, adesso fai una fatica bestia a conoscere qualcuno, io non ho ancora superato certo. Il limite di vedere una fotografia, vedi un bel faccino, perché alla fine sembra di guardare un album fotografico, magari ti scambi due parole e poi dici incontriamoci. No, perché mi piace ancora conoscere le persone, anche se è difficile, nella vita reale. Almeno vedo già come parli, vedo come ti muovi, capisco se ho già un'affinità o comunque una chimica. Io di farlo tramite internet, no, non ce la faccio. E quindi no. Quindi tu... Quindi non tu se non sei iscritta a social. No, sono iscritta a tutto io. Perché curioso su tutto. No, no. Gente, io sono anche su Tinder. Ah, sì. Perché, sì, ma sai che figata la sera far passare le fotografie? Allora, scusa, quando non so cosa fare, poi vabbè, faccio gli screenshot e rido con le amiche. Ma tu lo conosci? Adotta un ragazzo, lo conosci? No. Chi è? Qual è? No, ti devi... Adotta un ragazzo. Cos'è adotto? Tu lo conosci adotto? Cos'è adotto un ragazzo? No, adotta un ragazzo e te lo devi iscriverti anche lì. Guarda, è la svolta. Vabbè, che lo faccio io, non c'è problema. Io su internet, guarda, io vado a curiosare su tutto. Ho anche scaricato Grindr, non so come si chiama, quello gay. Tutto. Tutto, ma sì, ma devo conoscere il mondo internet. Poi non partecipo, però certo. Sono una credente non praticante, certo, praticamente. Da stanotte adotta un ragazzo ed è la svolta, fidati. Senti, ma invece c'è un'altra cosa che ho letto su di te, pazzesca. Cioè, no, pazzesca, l'ho capita. Praticamente ti ha detto a un certo punto che potevi, cioè, ti hanno proposto un lavoro alla squadra. Allora. La squadra, che è la fiction. Allora, ti racconto questa. Tantissimi anni fa, sì, quindi vai. Siamo nel 2001, massimo 2002, io faccio dei... non faccio nemmeno il provino iniziale. Morale della favola, mi trovo nelle mani un copione
e devo andare a Napoli. Io ho in mente la squadra, poi magari era un'altra fiction, perché ho i ricordi un po' così. E devo andare a fare questo provino. La parte era costruita, mi dicono, se non ricordo male, su di me. Solo che stavo andando da sola. Insicura come ero, io arrivo in aeroporto a Linate e chiedo all'addetta: c'è la nebbia? No, Cristina, non c'è nebbia. Sei sicura che non c'è nebbia per andare a Napoli? E continua a dirmi no, finché ha capito, gli ho detto: guarda, dimmi che c'è la nebbia, che è almeno la scusa per non andare, perché ero impaurita a fare questo provino. Se invece avessi avuto qualcuno accanto e mi diceva: Cristina, un calcio nel culo, vai a fare il provino, magari l'avrei fatto. Non mi sono presentata a questo provino, quindi non sapremo mai se ero in grado di recitare oppure no. Credo più no che sì, perché. Ah, ok, io pensavo che ti avessero proprio proposto di lavorare nel progetto e tu avessi rifiutato. Quindi comunque ti sei No, rifiutata avevo in mano prima questo di poter copione farti decidere. e non sono andata, non mi sono presentata per paura. Anche perché dicevo che mi Ma piace. paura di cosa? Di notezza? Sì, perché sono una sempre abbastanza rigida con me stessa e quindi essere presa solo per aver fatto il Grande Fratello non mi piaceva molto. Volevo avere la sicurezza di essere in grado e aver preso solo qualche lezione di recitazione e di dizione non mi sentivo. Poi sai, dopo il Grande Fratello devi essere consigliata bene, soprattutto al primo, non avevo accanto le persone adatte, di chi mi potevo fidare, manager. Ti facevano mille nomi, venivo da un paese, potevo essere buttata allo sbaraglio con cioè, insomma, sono un po' diffidente e quindi non mi sono buttata allo sbaraglio così. Sono una che cerca di avere comunque sempre una rete di sicurezza. In quel caso non l'avevo, non me la sentivo e sono tornata a casa. Però non è che mi penta più di tanto, nel senso, secondo me le cose vanno come devono andare. C'è Sergio Volpini che fa la diretta adesso con Patri. Esco. Mi senti? E quindi c'era nel giorno. Non c'era, ma io ho fatto in modo che ci fosse. Grazie, ringraziala che ci ha dato questa informazione. No, più che altro vi ho risparmiato probabilmente magari una pessima Ma recita sì, c'è, e quindi. molta nebbia quel giorno e chi se ne... Dai, su, anch'io ho fatto delle scelte del cazzo, diciamolo. Tu hai fatto anche. Tu hai fatto teatro, Come? giusto? C'è stato un periodo che hai Sì. fatto teatro. Però, stando lontano, è sempre stata qua al Però paese. anch'io, per esempio, sai cosa che anch'io quando mi hanno proposto il primo spettacolo, io facevo fiction, facevo soap e tutto, quando mi hanno proposto il primo spettacolo a teatro, io ho detto no, ma grazie, ma non posso, io non lo so fare, posso fare. E invece questo produttore ha insistito così tanta cosa, però anch'io un po' come te ero titubante perché mi sentivo un po' L'ho persa di nuovo. insicura, no? Ok. E ho continuato. E ho continuato a farlo perché è stata un'esperienza molto bella. Lì si blocca la faccia. L'importante è che l'audio Io sento continui. l'audio e ti vedo bloccata. Io sento l'audio. Quando dico sento l'audio, si blocca anche l'audio. Mi senti? Si sente. Non è. Guarda, ci sono? Ci sono? Io ti sento. Ci Io sono? ti Ci sento. sono, Ok. esattamente. Però ci ho detto, c'è una cosa che tu avresti tanto, tanto voluto fare e che non hai fatto. Cosa, dici, oddio, avrei tanto voluto fare quella cosa lì, però non è successo. No, è una cosa che mi piacerebbe rifare perché mi piaceva e mi divertivo, anche se l'ho fatta per poco, era la radio. La radio, l'idea della radio mi piace molto di più. L'ho fatta, vabbè, con Lorenzo nel 2001 per RTL, la stagione estiva, e mi è capitato poi con Web Radio e ho fatto anche 2 anni fa una Web Radio, poi lascia perdere che era una bidonata, però nel frattempo l'ho fatta praticamente per le dirette Facebook. Però è divertente, mi piace magari l'idea di trovare un argomento e trattare un argomento con i radioascoltatori. La radio, secondo me, mi si addice molto, ma molto di più.
Ho perso Marina ancora? Ok. Non ti sento. Ok. Prova a Ci parlare. sono, ci sono. Mi ubriaco. Berrò, mi ubriaco. Io ti sento, sento la voce Non ci sono. e Ci sono. sei bloccata. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Benissimo. Allora, Marina, prova. Marina, Marina, ci sei? Prova. 1, 2, 3, prova, prova. Va. Io ci sono. Non ti mi fai sentire che sei intonata, bella. Uè. Ma sai che avevo. No, lo sai che avevo fatto una canzone? Non l'avevi. Allora. Ma Tesoro, che. non hai capito? Io so tutto di te. No, perché, cioè, nella vita So tutto di bisogna te. provare tante Hai cose, fatto solo che le mie sono sempre ridicole e vengo fuori un la po'. cover di Beh, sì, ma che Ava. freddo fa? Credo di avere io il CD e qualche mio parente, basta. Perché gli ho regalati, ovviamente. Porca paletta, l'ho persa Pronto, ancora. pronto, Ok. pronto? Però mi piace che queste tone che rimangono, tra cui Alessio Poeta, che secondo me ha Sì, che io un'erezione, l'avevo. sono tutti felici di vederla. Nonostante tutto, rimangono. Alessio Poeta, io l'avevo chiamato Allora, Alessio il Poeta, pensate che ignorante anche qua. Però vabbè. ma che freddo fa? Vai, facci un pezzo. Sì, ma mi prendi. Sì, ma non è che può passare l'amica tua, apre la porta, chiude la porta. Oh! suoi, Allora, lei prende, va. Io manco mi sono accorta, pensa a te. No, non mi ricordo le parole, Marina, mi prende la sprovvista, la prossima volta mi facci preparo. un pezzo. Io ti. Nanana. Non mi ricordo le Che freddo parole. fa? Come fa? Che freddo fa? La notte. Ma che freddo Hai fatto fa? questa cover, Nanana. Maria Non Letta? Vabbè, a mi me non mi ricordo, no, non mi verrebbe. ricordo. A me non mi mente di cantare. Ma te come ti è venuto in mente di fare cosa? C'è stato qualcuno che te l'ha consigliato? Oppure sei stata tu? Dici a me mi No, piace sta io. canzone, la voglio cantare. No, anche no. Io andavo a lezioni di canto da Eloisa Francia e niente, andavo a lezioni di canto e di dizione. Non si sente, però andavo anche a dizione. E in questo studio di registrazione, perché ogni tanto serviva anche quello, i ragazzi mi dissero: ma perché non facciamo una cover carina? E io avevo in mente le cover delle classiche canzoni inglesi degli anni 80-90, quella che io adoro, anche per dire un rock and roll in discialpi, mi piaceva queste cose qua. E invece loro hanno pensato la canzone Ma che freddo fa di Nada. E ho praticamente il CD con 5 versioni di Ma che freddo fa, una più maranza dell'altra. Io certe volte la mettevo anche a fare le lezioni di fitness per dirti quanto era techno Ma della stessa cinque canzone. versioni tutte cantate da te, Sì. tutte cantate da te in modo diverso. Allora, ne canti una e poi venivano remixate in base al tipo di musica che volevano mettere sotto. Io ne ho cantata una. Però. Ma questa roba è stata venduta? Ma quando mai? Cioè, è Ma stata. secondo te tu Ah, che compreresti il ne so. CD di Cristina Plevani? Io penso che non volevo nemmeno mettere il mio nome. Ti ho detto: no, non mettete il nome perché nessuno compra il CD di Cristina Plevani, ma non me lo comprerei nemmeno io. Cioè, facciamo una roba anonima. Vabbè, ma No. perché, scusa, ma che anno era? Sempre in Quale quegli anni anno lì, era? 2004, sempre quell'anno lì, 2004, lì ho fatto il botto di tutto, uomini e donne, in CD. Poi sono risalita. Invece, secondo me, poteva anche andare, poteva essere, invece, era giusto, perché Cristina Plevani è sempre la vincitrice della prima edizione storica del Grande Fratello, quindi la gente... Però tu sei la vincitrice morale, cioè siamo due vincitrici stasera a confronto. Va bene, Direi che questo cazzo me ne sono frega di d'accordo essere la perché lo vincitrice so. morale. Diciamo che io, guarda, anche all'isola sono la vincitrice morale. Sono sempre vincitrice morale, ma non vinco mai un cazzo. Ma com'è sto fatto? Cioè, perché io non voglio essere la vincitrice morale. Io voglio vincere una volta. Mi fate vincere, cazzo. Non voglio essere vincitrice morale. Allora, Secondo me, sai che potremmo fare? Pechino Express, io e te. Le realitine. Guarda, guarda, se c'è Luca Vismara collegato,
ragazzo potrebbe avere un attacco di panico in questo momento. Ah, perché vuole partecipare a questo? Vuole farlo lui, ok. Esatto. Avete amicizia però, già, e quindi... Però potremmo proporci, o tu, io non lo so perché mi sto lanciando, però tu secondo me potresti proporti sicuramente per esempio per il GF VIP. Tra l'altro, scusa, ma so che ti sei già proposta o ti hanno chiamato o ti sei proposta, non lo so, però c'è stato un anno in cui sei andata a parlare con gli autori che tra l'altro conosciamo. Sono andata due anni fa. So perché poi non è... No, due anni fa sono stata chiamata per il GF che poi è stato condotto da Barbara D'Urso. Quando sono stata chiamata, l'idea era quello di fare un Grande Fratello con ex partecipanti e metà ex e metà nuovi. Poi invece con l'arrivo della presentatrice sono cambiate le regole, è cambiato tutto il format e quindi niente. Oggi come oggi sinceramente non so se parteciperei. L'ho persa. Maria Antonietta si propone per Pechino Express. Maria Antonietta si propone per Pechino Express. La presentatrice era la nostra Barbara? La nostra amata Barbara D'Urso? Sì. No, quando io ho fatto il provino non c'era ancora presentatrice. Ah. Stavano facendo i provini. Poi, quando è subentrata Barbara D'Urso, logicamente ha scelto lei il cast e ha fatto il cast che voleva. Quindi è andato tutto in fuffa. E tu ci hai pensato? E tu vuoi presentarti? Chiamare uno degli autori? Perché noi li conosciamo, in fin dei conti. No. Allora, il mio problema oggi a partecipare a un reality è... Il cane, sono sincera, perché ho questo cagnolino da 2 anni che ha paura di tutto, di tutti, perché l'ho preso in un canile che aveva già 5 anni, non sta con nessuno, quindi l'idea di è un impegno e mi limita parecchio, sono sincera, però non è che sia un sacrificio, anzi, quindi partecipare al Grande Fratello entrerei solo col cane, non lo lascerei perché ne soffrirebbe tantissimo. Ma non lo potresti lasciare alla tua amica? No, non sta proprio con nessuno, cioè, ha paura di tutto e quindi è la mia ombra e quindi no, sarei molto limitata. Avrei per assurdo, avrei anche un problema se dovessi andare via per 2 o 3 giorni, perché soffrirebbe veramente tanto, perché non sta con nessuno. Quindi scusa, tu e Maria Antonietta com'è andata a Pechino? Porto il cane nello zaino, ho fatto il cammino di Santiago con lui. No, non lo so. Allora, oggi, tu hai fatto l'isola. Io credo che oggi, allora, la smania di partecipare di nuovo a un reality, avendo fatto il primo, non è che ce l'abbia, perché quando fai il migliore, partecipare ad altri. Bisogna sempre vedere se il gioco vale la candela, mettiamola così. Non lo fai per l'esperienza, lo fai se hai un ritorno. Se non ho un ritorno, io mi tengo volentieri la vita che ho adesso. Cioè, se devo pagare io quasi per entrare a fare un reality, anche no, anche perché sul mercato non valgo nulla. Parliamoci chiaro, quelli che dicono voi del GF1, che bello, noi stimoliamo la nostalgia dei vecchi telespettatori, un ventenne oggi, non sanno nemmeno certo. Chi sono. Quindi, ma no, su questo non lo so, questo non lo so, perché ci sono questi ventenni, questi ragazzini quasi autistici, ovviamente detto ironicamente, che sanno tutto di tutti, cioè sanno qualunque cosa, però comunque potrebbe essere un'esperienza. Io il Grande Fratello effettivamente è una cosa che abbiamo fatto e va a finire che facciamo proprio brutta copia di noi stessi. Sì, sarebbe un peccato. Però che ne so, per esempio un'isola dei famosi, che è un'esperienza che secondo me dovrebbero fare tutti, famosi e non, cioè è un'esperienza veramente forte, potresti fare una cosa del genere. Cioè, io ti vedo come, perché sei una che comunque nella vita, almeno quello che appare, perché lo sappiamo la verità, sai, però quello che appare è che tu stia cercando in qualche modo una verità tua, cioè non sei una che sta lì a fare il soprammobile. Allora, sei una che cerca, sei una che... L'isola, sono sincera, non mi ha mai attirato come partecipante. Non so il perché, tanti mi dicono tu vedrai benissimo, forse perché ho sempre lavorato in piscina, ma invece a me l'isola non ha mai attirato, cioè se mi dovesse essere proposto entrerei veramente in crisi, perché sarebbe più il no che il sì. E io poi sono una
che non mi piace essere sempre la stessa cosa, ma poi si vede, cioè ho cambiato capelli in 20 anni, ho fatto tutti i colori, tutti i tagli possibili immaginabili. Sono una che non mi piace essere nella vita sempre la stessa cosa. Adesso, ma è una roba freschissima, è da una settimana, ho iniziato a lavorare in un negozio d'abbigliamento a Iseo, quindi sono contentissima perché trovare un lavoro oggi dopo il lockdown Lo non è so, lo la so, manna perché dal cielo. hai postato nelle storie la vetrina che avevi fatto di questo negozio, Sì, mi no? diverto tantissimo, proprio anche in settimana quando devo tornare rifaccio un'altra vetrina perché mi passa il tempo, io mi diverto, monto, smonto, guardo i vestiti e mi piace. Va bene così, Ci mi sono? diverto. Ci sono? Ci sei? Sì, io ti sento. Perso. Sì, ci sono, ci sono. Ok. L'ho persa di nuovo. Persa. Anni fa Ok. Sì, ti ci sento. sono, pronto, Ok, pronto, parla, prova, parla, prova. prova, prova, pronto. Ti senti? Quando è stato? L'anno scorso, 2 anni fa, non me lo ricordo. Comunque tu a un certo punto, oltre ad essere appunto istruttrice in piscina e tutto, sei andata a fare la commessa. No! Cioè, hai fatto sta commessa, la famosa commessa, No, e si è scatenato il delirio. la cassiera al No, la supermercato. cassiera, giusto, scusa, Io la tutto devo cassiera, provare nella vita. perché ormai ho bevuto il mio bicchiere di vino, capito? Allora. No, ma la cosa assurda, almeno io, è che fai la cassiera o tu ti scaccoli il naso o tu ti correggia, però la gente ha sempre da cosa, no? Cioè, guarda Cristina, ho visto anche la foto, perché io oggi leggendo tutte le interviste, informandomi, c'è questa foto di te con, insomma, sei seduta alla cassa, stai lavorando, e veramente tutto, cioè, è come se dovesse per forza additare il dito, guarda, fa la cassiera, Sì, ho e quindi fai la cassiera. fatto la cassiera e quella foto mi ha fatto girare un po' le scatole, nel senso che poi non me ne sono accorta e si erano appostati fuori nel parcheggio. La cosa che allora, ho visto tanta ipocrisia, nel senso, quando sono stata invitata nei programmi televisivi, venivo chiamata perché facevo la cassiera. E dicevo, guardate che io ho sempre fatto un lavoro normale, perché lavorare in piscina è comunque un lavoro normale, però probabilmente essere istruttrice di nuoto e di fitness fa figo. E mentre essere cassiera, che poi dicono no, ma è un lavoro come tutti gli altri, certo che è un lavoro come tutti gli altri, però se fa così notizia, probabilmente è perché nella scala gerarchica essere commessa in un supermercato è ritenuto proprio un livello basso, se no non avrebbe fatto notizia. Poi è inutile che mi vengano a dire no, ma è nobile. Sì, no, No, ho visto ma tanta questo è ipocrisia. ovvio, questo è Se ovvio, no non avrebbe questo fatto è ovvio. notizia. Ma Cristina è infatti, diventata cassiera. la vera, secondo me, la vera libertà personale si acquisisce quando a un certo punto non te ne frega un bel niente della gente che ti dice le cose. Cioè, tu senti la gente che parla di te male e a te non te ne frega niente, ti viene da sorridere. Secondo me quella è la vera libertà dell'essere umano, cioè è proprio quello che a Roma si dice sti cazzi, Brava. capito? Però dico tu invece come l'hai vissuto questo tuo rumore attorno a te proprio perché avevi scelto di fare la cassiera, come se avessi scelto chissà che cosa, no? Allora, il fastidio erano più le persone che magari le hai anche di fronte a distanza di 2 metri, che alla mia collega cassiera dicevano: guarda che fine che ha fatto Cristina, ha finito i soldi. Cioè, perché il pensiero della gente è questo: guarda che sfigata che è, che dal Grande Fratello è andata a finire, perché questo era il senso, a fare la cassiera. Poi io ho lasciato perché mi sono accorta che non era proprio il mio lavoro, mi sentivo molto limitato, ho preferito tornare poi a fare ancora piscina. Però cioè, vado ancora lì a fare la spesa e rido e scherzo con i miei ex coi. Tu hai lasciato la piscina per fare la cassiera? Allora, il discorso della piscina
Allora, le mie scelte di lavoro al di fuori della piscina sono dettate perché in piscina non sei assunta, o comunque la maggior parte della gente che lavora in piscina ha dei contratti sportivi. Sono quelli che io chiamo un nero legalizzato, nel senso sei pagata ore, non hai contributi, non hai ferie, non hai malattia, non hai nulla. È tanto bello perché a me piace fare quel lavoro, però arrivata a una certa, magari vuoi qualcosa di. Certo, quindi tu volevi una cosa un Volevo po' più avere stabile, due meno lavori, volevo precaria. avere i due lavori, avere un Ah, part-time quindi per poi riuscire a fare anche piscina. Ecco, questo è il senso e quello che io vorrei riuscire a fare nella vita, almeno adesso. adesso però c'hai il negozio e riesci a fare part-time Sì, al sì. negozio? Ah, Le piscine per ora ok. sono Però ferme, però in futuro spero di avere nel giorno libero loro anche di piscina. è la prima volta però che tu lavori in un No, l'ho negozio, fatto o tantissimi no? anni fa. Io Sandra, la mia amica, l'ho conosciuta prima del 2000, quindi credo nel 98, no, no, prima, andavo ancora alle superiori, in un negozio d'abbigliamento. Poi Sandra ha continuato, perché io comunque facevo ancora le scuole, e si è rimaste amiche, ci siamo conosciute come commesse. Io facevo la piccola in estate. Quindi so piegare le magliette. Quindi hai anche esperienza. Sai piegare le magliette, sai piegare le consigliare due clienti, però tu devi essere, mi raccomando, Cri, devi essere una che se io vengo al negozio e mi sta di merda, tu lo devi No, dire. No, guarda, questo ti sta di ma col merda. cazzo, se Perché vieni sai, nel ci sono le no, perché se commesse, vieni nel negozio io devo ci sono le vendere, io ti commesse vendo che ti anche un sacco dello dicono sporco. no, non va bene, no, 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 non ci piace questa roba. Tu, se una cosa sta male, devi dire no, ti sta No, no, ma ti male. sta da Dio, Non io devi farò in. fare quella, ti sta benissimo, sei bellissima. No, devi dire. No, io farò in modo che quel vestito ti starà da Dio, per forza, assolutamente. Se no, devo vendere, almeno No, i no, no. vestiti. No, no, però la cliente l'acquisisci così, con la verità. Se tu dici la verità, la cliente No, top. no, ma io ti dico che se Guarda. indosso una 44 è una 42, per dire, tranquilla. E poi non fare quella che appena uno entra in negozio, subito la commessa si avvicina. Vuoi vedere qualcosa? Ti do una No, mano. su questo no. Che c'hai subito l'ansia. No, No, su questo no. lasciami il tempo di. Su questo dico, se hai bisogno, chiedi pure che ti do una mano. E poi bravissima, controllo che non bravissima. mi freghi la roba. Io sto attenta a tutto. Sono un mastino napoletano su Ah, questo poi. perché Sì, uno ma anche non va. fidarsi è Perché uno bene, non non. fidarsi è meglio. E che cavolo, Ma con la che c'è? fame Ma che tu c'è in devi giro. stare attenta. Se entra Marco Carta con l'amica sua, o se entro io non rubo, per esempio. Oh, ma è anche simpatico quel ragazzo, io Io non non. so come mai, mi fa tenerezza. Ma sì, ma guarda, la verità è che rubo anch'io. Secondo me rubano Ma da tutti i ragazza ho rubato maschi. Cioè, anch'io, però ma sì, che da da ragazzina, ragazza, da dai, bambina. tutti I chewing gum in rubiamo. farmacia, Rubiamo da tutti. bambina. A parte che il chewing gum non si compra in farmacia, che No, cazzo di chewing gum mangiavi? allora tu sei giovane, nella mia. Ma che giovane! C'erano. Siamo quasi No, no, coetanei. c'erano i pacchetti di chewing gum apposta al fluoro, erano buonissimi, mi piacevano tantissimo, erano in una cesta, io ero andata a prendere delle medicine per una mia vicina di casa, ho rubato i chewing gum e come una tonta, mia madre mi ha sgamato perché non sono stata in grado di mentire e dire no, ma il chewing gum me l'hanno regalato, mandato. Lei pensava che io avessi usato i soldi della vicina di casa, così ne ho preso una sacca, una sporta e me le sono portate a casa. Capisci? Però li avevo Cioè, rubati. e tu avevi quanti anni? No, ero Quanti piccola, anni avrò avuto avevi? 7-8 anni. Me la sono ricordata No, perché mia madre mi ha vabbè. battezzato i Cristina Crismanti. Plevani, vuoi dire che tu non hai mai più rubato in vita tua? Scusi, ho perso la connessione. Vuoi dire. No, dai, dai, No, ragazzi, vabbè, non però ti è andato tutto in cavolo, prescrizione. tutti. No, però mi ricordo i chewing gum. Questa qua mi è rimasta impressa perché ne ho prese tante, ma tante, che la ciabatta di mia madre era sonora. Vabbè, io ho cominciato quando ero alle medie, perché per andare alle scuole medie c'erano, cioè purtroppo, per fortuna, perché è molto bello, dovevo attraversare e dovevo passare davanti al cimitero di Messina. Quindi davanti al cimitero, proprio sulla facciata principale, c'erano tutti i chioschetti che vendevano fiori. E io, uscita dalle scuole medie, tornavo a casa e rubavo un fiore per ogni chioschetto di fiori e poi
arrivavo a casa con questo mazzo di fiori, dicevo, mamma, è per te. Mia madre fece, io ho imparato lì a rubare, è bellissimo, perché ti scatta una cosa dentro e niente, è così. Quindi stai attenta se entro al negozio di abbigliamento, Sto attenta. Senti, ho fatto anch'io il Tiago. Ti volevo chiedere questo, difatti mi avevi detto che l'avevi fatto. Tu hai fatto il francese, giusto? Facendo la Spagna. No, il portoghese. Anche tu il portoghese? Da dove sono? Sì. Io ho fatto il portoghese. Ma io, aspetta, Cri, io ho fatto però in tutto 300 chilometri, non ne ho fatto 800. Sei partita da Porto? Esatto. Ok, io sono partita da Lisbona, ho fatto la deviazione a Fatima, poi ho ripreso l'interno, arrivata a Porto ho fatto la deviazione, quella dell'oceano, e poi sono arrivata a Santiago. Tu hai fatto... La deviazione dell'oceano in che senso? Nel senso che da Porto hai due percorsi, o fai ancora l'entroterra, sì, oppure fai la costa. E io ho fatto la costa, quella dell'oceano. Ah, e tu hai fatto la costa? Sì. Ok, io ho fatto l'entroterra. Vabbè, ma tu eri... sola, io in realtà ero con l'epoca quello che era il mio fidanzato, che oggi è mio marito, ma tu eri sola, quindi secondo me era un'esperienza ancora più forte. Sì, no? ero io col cane, io il nano. Però lì si incontra un sacco di gente, cioè mi ricordo che io ho incontrato persone, parlavi in che periodo l'hai fatto? In che periodo tu? Nel 2007. No, intendo, l'hai fatto in primavera, estate? Primavera, sì, Perché io l'ho fatto tra ottobre e novembre, quindi poi il percorso portoghese da Lisbona non è che lo facciano in tantissimi. In più, se lo fai dal 20 ottobre al 20 novembre, ho beccato 20 giorni di pioggia, quindi ho incontrato veramente poche persone. Un ragazzo palermitano, ragazzo alla mia età, Giacomo, della provincia di Palermo, che era anche lui da solo, tre ragazzi. Un ragazzo alla tua età è un ragazzo, okay. Viva Palermo, tra l'altro, e siete diventati amici? Sì, no, ogni tanto chiama, poi ci sono tre ragazzi napoletani, poi no, fighissimo questa coppia, ti sarebbe piaciuta, lei dalla parte italiana ma tedesca, con una bambina di 6 mesi, che aveva anche un nome particolare che adesso non mi viene più in mente, bellissima, bella paffutella con i pomelli rossi, loro molto, molto hippie, molto naif, come, cioè se prendi una coppia cittadina, fanno i formaggi, fumano canne dalla mattina alla sera, e erano molto belli da vedere, una bella coppia. Yeah. Sì, molto yeah. È gente che comunque, loro dicono, noi non andiamo in vacanza, noi facciamo dei viaggi. Ho capito. Tutta un'altra cosa. Sì, ho capito, però anche un po' di normalità, anche andare in vacanza è bello. Diciamo. Per loro è vacanza, ma loro le vacanze, estremi... i viaggi li fanno in Nepal, in questi posti qua un po' sperduti, dormono nelle tende, cioè io amo la comodità. Bello. Tutto bello, voglio vedere poi quando la bambina ci avrà 3, 4, 5 anni, voglio vedere che dormi nella tenda. Questi vanno al cavallino matto, sai come si chiama cavallino, quello dove c'è il villaggio turistico con i bambini. Senti, ma io mi ricordo che arrivata a Santiago, non si sa perché, perché io chiaramente ognuno lo fa poi per tanti motivi, non lo fai solo per religione, no. Lo fai proprio per esperienza di vita, quel percorso. Io a Santiago mi sono messa a piangere, c'è una... luna bellissima stasera, peccato che non posso fartela vedere. Mi sono messa a piangere. Io no. Tu che cosa hai provato? Allora, io pianto prima, e non di tristezza, non avevo queste cose qua. C'è un'immagine che mi è rimasta impressa. Tieni conto che veramente ho camminato tantissimo con la pioggia, non a quazzoni, però sempre con la pioggerellina che ti massacra mentalmente. E c'è stato un giorno che stavo arrivando verso l'oceano, in lontananza lo vedevo e si è aperto questo cono di luce, che ti giuro mi sembrava quasi un'apparizione. Quando sono arrivata
ho pianto proprio di commozione, dalla felicità che aveva smesso di piovere. Cioè, e dici, cavoli, sto piangendo perché vedo l'acqua, perché vedo l'oceano. Quello sì. Arrivata a Santiago, invece, mi aspettavo l'ultima tappa particolare, non lo so, con vari altari, con tutte le conchiglie, magari le scarpe di altri pellegrini lasciate per strada. Invece, già a 7 km dalla città, vedevo già abitazioni, cemento, ecco, vedevo già la civiltà e mi ha fatto perdere la magia. Il bello del cammino, avendolo fatto per un mese, secondo me, è proprio il cammino, non l'arrivo. Questa è stata la mia sensazione, però poi è Ah, ecco, soggettiva la è un cosa. po' come andare a Pietralcina, cioè arrivi a Pietralcina, ti aspetti la cosa pazzesca, meravigliosa, invece vedi a un certo punto c'è anche il bingo, ci sono i grattacieli, cioè hanno fatto delle cose assurde per chi va a vedere Padre Pio. Infatti c'è anche Ale Hens che dice è un'esperienza trascendentale, che non so se lei l'ha fatta o no, questa esperienza del Cammino di Santiago, però è un'esperienza forte, cioè il No, pensiero no, no, che allora, tanti me l'hanno gente anni e chiesto. anni fa. Non ho avuto visioni mistiche o sono andata per ritrovare chissà che cosa. L'ho deciso anche all'ultimo minuto, No. però io il senso di libertà che ho provato a camminare e poi essere massacrata perché mi sono venute delle vesciche che pensavo mi facessero infezione, però lo rifarei, cioè io se dovessi avere ancora tempo. Io l'anno prossimo farei ancora il Cammino di Santiago perché è la sensazione più bella che ho provato nella mia vita. Proprio mi piaceva questa cosa di svegliarmi la mattina e vai, cammina, dove vai, vai. Bello. Senti, in tutto questo mi scrive Alessandra, che è quasi meglio del mio autore Maurizio. Alessandra Fulghieri dice: 5 minuti e ci staccano la dieta perché è già passata un'ora. Allora io direi: restiamo a casa tua, cioè casa tua vuol dire che tu adesso noi stacchiamo, rifai la diretta così non ci perdiamo, perché sennò Instagram dopo un'ora ti stacca. Ah, ok, quindi io adesso Ok? spengo, Quindi tu ok. Devo mettere adesso fine. esci e rientri. Aspetta, ultima domanda prima che mi massacrino, che mi dicono tutti. Sì, Salva la vai. diretta. Come cazzo si fa a salvare la diretta? Io adesso schiaccio fine. Sì, allora tu quando chiudi, adesso tu schiacci fine, schiacci la X, vai via e vuoi salvare, probabilmente te la fa, ti dice o elimina video oppure salva su IGTV oppure Allora, ora si arriva Marina. L'avrò salvata. Maurizio, ciao. Allora, io spero di aver salvato la diretta. Comunque diceva di condividerla su IGTV. Vuoi venire in braccio? Dov'è Marina? Ma che ore si sono fatte? Ah, però, dov'è Marina? Allora, dov'è Marina? Guardiamo se arriva. Ciao, ciao ragazzi, ciao Susi, ciao. C'è Marina qua? No, via. Dov'è Marina? Io voglio Marina. Ciao Stefano Scartocci, ciao. Ciao ragazzi, io voglio Marina, dov'è Marina? Non vedo Marina. Ok, Marina la Rosa. Mazza, dura di meno un parto di questa. Dov'è Marina? Ok.
Ma vabbè, comunque dire io voglio Marina a distanza di 20 anni, Cristina, no, è No, poco direi che magari ci sono credibile. insinuazioni, perché non è una famiglia, chissà che insinuazioni fanno. Madonna, sì. Esatto, dillo che Poi sei la vegana, mia ma neanche. famiglia. È questo qua, vieni. Senti, ma qualcuno mi ha detto che questo nano è non vedente. Ma no, che non vedente, No, poverino. perché Già qualcuno. lo No, qualcuno mi ha detto: no, ma guarda che il suo cane è cieco. Io, infatti, non sapendo, non ho detto prendo. niente. Quindi No, no. ci vede benissimo. Cioè, già ne deve averne viste di tutti i colori. Io devo mettere in carica il telefonino, se no si scarica anche il telefonino. E no, ci vede, Nano, ci Ci vede bene. vede. No, Almeno non ci quello. vedi. Quindi non diciamo che poverino il cane non vedente. Ci manca pure il cane non vedente. Guarda, veramente. Senti, ma Cristina Plevani, a proposito di omosessualità, ma hai mai avuto esperienze con delle donne? No, e non ho questa attrazione, cioè non mi è mai passato per l'anticamera del cervello. Me lo sono chiesta, nel senso, ma non è che magari qui nella vita. No, la donna non mi piace, cioè ne apprezzo la bellezza, ma non mi è mai venuto di. No, sono ancora per il tronchetto della felicità. No, ma giustamente, giustamente, per carità, eh. Nella vita, se uno ha le idee chiare, perché provare altro, no? Però mi sono posta la domanda, dici, metti che magari non trovi qualcuno, perché? No, non mi piacciono, non ho attrazione fisica per le donne, non mi è mai passato per la testa di baciarne una, di provare qualcosa, no. Però porsi la domanda, credo che magari tu. A me è successo, più volte, però insomma, forse perché ero più giovane, però era incuriosita, sai, il mondo del sesso è così ampio, quindi ero interessata alle varie sfaccettature. Mi No, piaceva provare. sono sempre stata banale su questo. No. Vabbè, perché è banale, tu hai un'idea chiara e quello è, quindi perché No, provare altro? mi piace l'uomo, anche se faccio fatica a trovare quello che a pelle ti piace. Poi adesso sei nell'età dove deve piacermi più che altro la mente. Se non, come si dice, se non mi scopi mentalmente, ragazzo Ma a mio, puoi parte, provare a dominare. infatti, però a questo proposito ho letto un'altra tua intervista. Niente, oggi ho letto tutte le interviste fatte, tutti i cazzi, tutto. Allora, Che ne sparo di stronzate, ho anche paura qualche no, volta no, di no, era una cosa mettermi. bella invece, era una cosa interessante, perché tu dicevi, io non riesco ad avere una relazione, e qua ci possiamo agganciare a quell'altro, l'altra domanda intelligente di Salvo, io non riesco ad avere una relazione perché quando esco con una persona che mi piace, è come se lo facessi apposta, faccio vedere tutti i lati negativi di me, perché ho paura. Ho paura di potermi affezionare. No, Allora, questa era bella, questo è un argomento interessante, dai. ci sono volte che magari hai un invito, hai l'invito per uscire a cena. È quella cosa che ci può essere, che io vedo l'amicizia da parte della donna nei confronti di un uomo, ma l'uomo no. Io qualche volta mi piacerebbe accettare degli inviti a cena, però quello che mi No, blocca è quello. comunque sei scicchissima. L'invito a cena è proprio una cosa della nostra generazione. Perché adesso i Sì. ragazzi di oggi non è che vanno a cena, questi si mettono un angolo e No, via. io Invece credo che guardi. l'invito a cena è figo, perché è proprio dai 40 in su. Perché? Eh sì, Siamo perché qualche vecchie, volta. ragazzi.